Ciao a tutti e oggi andiamo a vedere come fare velocemente quest'altra missione che mi avete scritto in molti, che si può fare molto più velocemente. Vediamo se funziona la ballata del mendicante. Quando prendete la missione trovate il mendicante in piazza che parla. Allora non c'è bisogno di seguirlo, mi avete detto di venire qui direttamente a casa sua, che dovrei trovare la porta aperta. Allora vediamo un po'. La casa si trova in questo punto, in realtà mi trovo qui. Vediamo se si apre la porta. Allora, proviamo a parlare con la tipa così facciamo passare un po' di tempo perché pare che di notte si dovrebbe aprire sta porta. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to start you off? Always a pleasure. Siamo ancora di giorno. Welcome to the. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you? Always a pleasure. Adesso è notte, proviamo a tornare là e vediamo se si apre sta porta. Ah, lui è partito comunque, vedete, avendo fatto passare il tempo, quindi noi seguiamo, è questo qua davanti. Dove è andato? Dove sta andando? Eccolo qua. È già sparito. Allora, vedete, ah, non è che è aperta, però abbiamo. In realtà era questa casa sua. E dicevo, abbiamo fatto partire così non ci dobbiamo subire tutta la pappardella. Giustamente, è un metodo più veloce ancora. Comunque, ragazzi, vediamo se. Ok. Quindi facciamo molto più velocemente questa missione. Andiamoci a mettere, cioè andare a prendere più che altro gli abiti da mendicante che si trovano qui. E adesso abbiamo tre opzioni. Ora vi farò vedere un po' le tre opzioni. Più che altro vi spiegherò cosa consistono le tre opzioni. È la possibilità di consegnare l'abito del mendicante a tre diversi personaggi presenti in Dragon's Dogma 2. La logica vorrebbe che tu lo consegni proprio all'NPC della piazza che ti ha dato la missione, ossia il mercante o il mendicante, ma il titolo presenta più opzioni. Quindi, ragazzi, se volete andare a darlo al mendicante, guardate il video che ho fatto con la videoguida completa. Dunque, se andiamo a restituirlo al mendicante, puoi aspettare un giorno o due e tornare a casa di Albert nel quartiere comune. Lui sarà fuori e ti darà 5.000 monete d'oro e 600 di XP per tenere la bocca chiusa, così da poter continuare a vivere la sua doppia vita. Oppure possiamo darlo a sua moglie, puoi avvicinarti a Hilda nel quartiere dei nobili e offrire l'abito. Quindi attendere qualche giorno prima di tornare. Durante questa visita ti rivelerà che ora ha un lavoro vero e proprio e ti regalerà 3 onici e 900 di esperienza. Se invece darete il vestito alla sua amante, dirigiti verso i bassifondi e trova Céline prima di dare gli abiti del mendicante. Aspetta fino al mattino e una guardia sarà fuori dalla sua casa del quartiere comune. Si scopre che Céline ha ucciso il mendicante e poi si ucciderà anche lei, quindi questo è il finale peggiore, più tragico. La ricompensa per questo risultato è di 3.000 monete d'oro e un fiore di mezzogiorno. Scegliete quindi voi quello che preferite avere. Come vi dicevo, la scelta migliore però è quella di consegnare l'abito al mendicante in modo da fargli continuare la sua doppia vita e quindi per farvi tacere vi darà più soldi delle altre due opzioni. Ok, per oggi è tutto. Grazie per avermi spiegato meglio come andare a fare più velocemente questa missione. Se avete altri suggerimenti, fatemi qui sotto nei commenti. Ciao a tutti e alla prossima!